Follia di fede. Questa è la telefonata. Testimone Santulli, che è l'assistente di Signorello, di questa telefonata. Nella guardiola sono sdraiato, chi si alza, bastonate. A un certo punto mi sono dovuto alzare. Mi sono chiuso il loden per sembrare più elegante, perché c'era un giovane poliziotto che trascinava dentro una ragazza su per le scale insanguinata e gli dava le donne. Mi sono avvicinato e metti giù sto manganello. E fermate un attimo, no? Non puoi andare avanti in questo modo. Della stessa età nostra, ma che cosa fai? No, perché, a che obiettivo raggiungi, no? E bastonava sta ragazza insanguinata su per le scale. Non posso raccontare tutto quello che ho visto. Siamo finiti poi nella camionetta e di nuovo ci hanno portato poi insieme a molti altri dal commissariato, dove ci hanno interrogato con i fari, no, puntati, uno per uno ci hanno interrogato. Voglio dire, questi fari grossi, ma cosa non, nessuno ha capito cosa stava succedendo. Non stava nascendo, secondo me, un nuovo modo di pensare. Il primo marzo sì, me lo rammento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via, e no alla scuola dei padroni, e via il governo, dimissioni, e no alla classe dei padroni, non mettiamo condizioni, no.